qua su Radio PNR, arriviamo al momento dedicato alle nostre interviste. Vogliamo parlarvi di un contest a livello nazionale che si intitola, anzi, la forza dell'abitudine con le canzoni, si chiama In un altro mondo, e a proporcelo questa mattina abbiamo il piacere di avere al telefono con noi il responsabile del servizio promozione della CEI, Matteo Calabresi. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie mille per avermi invitato. Dunque, In un altro mondo, ci racconti un po'. Sì, Un altro mondo è un contest per ragazzi, fra ragazzi giovani tra i 20 e i 30 anni che si vogliono impegnare nel volontariato. Uh-huh. E noi li mandiamo ai quattro angoli del mondo per un mese, durante il mese di agosto, a svolgere appunto volontariato, ma anche a raccontare la loro esperienza tramite i social network. Quindi sono posti ovviamente non di turismo di massa, quindi parliamo quest'anno del Madagascar, dell'India, della zona rurale dell'Albania, del Brasile, dove ci sono delle opere che hanno ricevuto i fondi dell'8 per mille della Chiesa Cattolica e dove i ragazzi dovranno andare, soggiornare ovviamente all'interno di queste strutture. Certo. E aiutare ovviamente diciamo la missione di queste quattro opere. Beh, allora, quello che si vince, mi verrebbe da dire, è già l'esperienza in sé per sé, però visto che è un contest, in che modo e come appunto si arriva a questo premio? Sì, basta fare una video presentazione di circa 3 minuti, quindi farsi un filmato e presentarsi, raccontare chi è il candidato, quindi le proprie esperienze, soprattutto le proprie aspirazioni, perché si vuole fare volontariato ed aiutare gli altri. Certo. Poi mandare delle fotografie scattate dalla persona, quindi non dei selfie, ma a noi ci interessa capire come la persona racconta. Certo, vede il mondo. Diciamo, vede il mondo, esatto. E poi basta, se solo questo, non ci sono altre caratteristiche particolari, ovviamente di andare sul sito inunaltromondo.it, caricare questo materiale di cui ho parlato e aspettare la selezione. Verranno selezionati 20 ragazzi. Uh-huh. E parteciperanno a un piccolo corso di formazione fatto con Caritas Italiana che si terrà a Roma nel mese di giugno, e poi ad agosto si parte e si va. Beh, insomma, molto sì. Bello, molto bello. Sono convinto che tanti potrebbero essere i ragazzi interessati e come dire stimolati da questa esperienza che sarà sicuramente bellissima. Quello che ci sentiamo di dire, mi corregga se sbaglio, è appunto di essere sinceri, no? Che è forse la cosa migliore per venire scelti in questo caso. Assolutamente sì, poi si può anche avere un'idea di cosa è stato l'esperienza di altri ragazzi. Sul sito ci sono le edizioni passate raccontate dai ragazzi che hanno partecipato. Emerge sostanzialmente come questa esperienza alla fine cambi la vita, perché si va in un posto veramente al di fuori del mondo, in un posto meraviglioso con persone meravigliose, quindi la sincerità è fondamentale, ed aprire il cuore anche, direi. Certo. All'altro e alle esperienze nuove. Allora, inunaltromondo.it, le iscrizioni sono prorogate fino al 23 di aprile, quindi non c'è moltissimo tempo. Ragazzi all'ascolto o genitori di ragazzi interessati, visto che magari alcuni sono impegnati in questo momento, chi lo sa, consigliate, andate a vedere inunaltromondo.it e sappiate che insomma non c'è più moltissimo tempo per una cosa così bella. Io ringrazio davvero Matteo Calabresi per essere stato con noi, responsabile del servizio promozione della CEI. Alla prossima, allora, d'accordo? Grazie tante, alla prossima, buona giornata.